Prima di iniziare, questo canale è supportato da servizi editoriali ivanomingottiautore.com. Cerchi una consulenza per poter pubblicare il tuo libro? Ti serve una traduzione o un editing low cost? Vai sul sito ivanomingottiautore.com o clicca sul link in descrizione. Quindi una sinistra che oggi mi fa addirittura dire: io non sono di sinistra, sono comunista. Ciao ragazzi e benvenuti a Pizza Talk. Oggi abbiamo un ospite di riguardo, Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. Con lui parleremo di cos'è il comunismo nel 2020 e cosa vuol dire essere comunisti nel 2020. Quindi, che aspettiamo? Ci vediamo dopo la sigla. Ho fatto numerose interviste nella mia vita, ma non davanti a una pizza. Però c'è sempre una prima volta. Chiaramente la pizza non si può non bere con una birra, e io me la bevo. L'ho aperta con la forchetta perché non avevo grosso tempo. Mi bevo una bella birra sarda e direi che possiamo, oltre che a brindare a voi, possiamo cominciare. Ah, direi di partire dalla domanda più facile. Da dove è nata la sua passione politica? Beh, la mia passione politica è nata sui banchi di un istituto tecnico a Torino, l'Istituto Tecnico Giuseppe Peano in Corso Venezia, dove sono andato a frequentare nel 1972-73, l'anno scolastico 1972-73. Era la normale, diciamo così, scelta. Oh, non vi ho sottolineato la pizza. La pizza è quella che piace a me, cioè gorgonzola, cipolla e noci. Molto buona, pizza senza pomodoro. Sono andato in questo istituto tecnico perché mio padre, che era un operaio della Fiat, mi disse: vai a fare l'istituto tecnico, dura 5 anni, se le cose vanno bene magari poi prosegui, ti puoi anche laureare, se le cose non vanno bene vai a lavorare, come poi in realtà è stato. Io però ho cercato di fare tutte e due, perché sono andato a lavorare e ho poi fatto anche un corso universitario di scienze politiche in cui mi sono laureato. Quindi la mia passione politica è nata in quella scuola tecnica, una scuola tecnica, ma anche nell'ambito della famiglia, nel quartiere. Il quartiere era un quartiere periferico di Torino, il Borgo Vittoria, il Borgo della Vittoria del 1706, una periferia dove all'epoca chiaramente non c'era nulla, dove i piemontesi e gli austriaci batterono i francesi e gli spagnoli. Questa è la storia del luogo dove è nata la mia passione politica. Perché la passione politica è orientata all'epoca all'estrema sinistra? Perché c'erano tante ingiustizie. Vedevo mio padre quanto lavorava, 8 ore alla Fiat, 5 ore in una carrozzeria per mandare avanti la famiglia, i sacrifici, la grande dignità, gli scioperi. Mio padre che mi raccontava quello che avveniva dentro la Fiat, cioè i ruffian, quelli che vendevano la loro dignità per magari passare operatori, poi caposquadra, e quindi la possibilità proprio di vedere quasi dall'interno il mondo Fiat. Il mondo Fiat era una gerarchia, e era una gerarchia dove si cambiavano tante cose. E, diciamo, non vorrei quasi entrarci dentro perché ricordo la figura di mio padre, ma era una scuola molto negativa. La città era divisa in metà. Quelli che stavano con la Fiat, cioè i padroni, i quadri, i dirigenti e appunto quelli che si vendevano alla Fiat, e gli operai, quelli che stavano contro la marcia dei 40.000, per intenderci, quelli che stavano dalla parte di chi faticava. Il tema era complesso e lì ho cominciato a occuparmi di politica, a diventare in qualche modo comunista, una parola difficile, però era
l'idea di superare le ingiustizie sociali, le ingiustizie generali. Erano gli anni 70, quindi c'era il grande fermento, c'era il Vietnam, c'era il Portogallo, l'Angola, c'era il mondo che cambiava e pensavamo, e penso ancora, di essere dalla parte giusta. Come mai tra tutti i partiti proprio il Partito Comunista? Beh, era l'idea più organizzata di cambiare la società. Nessuno mai, prima della rivoluzione d'ottobre, quindi del partito leninista, del partito comunista di Lenin, era riuscito a cambiare il mondo. Non si era mai vinto. Gli anabattisti di Thomas Munzer nel 1500 furono impalati tutti. Il Spartaco col suo esercito fu distrutto dai romani. E quindi, insomma, diciamo che non c'è stata vittoria. La stessa Comune di Parigi non ha avuto successo. E quindi c'è una modalità che ci ha fatto vincere. La modalità era quella del partito leninista. E questo rumore che sentite è il mio cagnolino Zorro, che ormai è molto anziano e fa rumore camminando. E il partito comunista era, peraltro all'epoca, io mi sono iscritto nel 1981 poi al Partito Comunista, il Partito Comunista era già in piena mutazione genetica, era un partito comunista del compromesso storico, dell'eurocomunismo, era un partito comunista molto moderato, i leader erano già quelli che poi avete visto adesso, gli Occhetto, i Fassino, c'era ancora Berlinguer, ma Berlinguer aveva creato quel meccanismo per cui queste persone andavano in quella direzione lì, c'erano già tutti i prodromi per quello che divenne poi la sinistra nel tempo, cioè questa specie di partito filo Unione Europea che è oggi il Partito Democratico. Ultimamente comunista sembra quasi essere diventato un insulto, no? Secondo lei come mai? Ma per un motivo molto semplice, perché il Partito Comunista viene identificato con la storia della sinistra degli ultimi anni e la storia della sinistra degli ultimi anni è una storia molto negativa. È una sinistra che ha fatto le politiche di destra, è una sinistra che ha strizzato l'occhio alle banche, è una sinistra che ha tradito i propri ideali, le proprie radici. E quindi è una sinistra che oggi mi fa addirittura dire: io non sono di sinistra, sono comunista. Cos'è il comunismo nel 2020? Beh, il comunismo nel 2020 è un qualcosa di estremamente moderno. È l'idea, ad esempio, di redistribuire il lavoro che c'è. Oggi per costruire le cose che ci circondano, beh, si perde meno tempo, si impiega meno tempo per i servizi, per i prodotti che ci circondano, serve meno tempo. Allora le alternative sono due. O facciamo vincere, crescere, dominare il mondo dal signor Jeff Bezos, da Zuckerberg, dai nuovi magnati del web e dell'e-commerce, oppure redistribuiamo il lavoro che c'è, lavorando tutti, lavorando meno e vivendo meglio. Questo è il comunismo nel 2020. È il fatto di criticare fortemente l'idea che ci sia una parte del mondo, 26 persone, che posseggono la metà della ricchezza del mondo, pari alla metà della parte più povera del mondo, 3 miliardi e 700 milioni di persone. Pensate, un mappamondo, 26 persone stanno sopra e hanno la stessa ricchezza di metà del mondo, 3 miliardi e 700 milioni di persone. Un'ingiustizia enorme. Sono persone che sono più ricche degli stati. A me Trump non piace, ma è strano pensare che il presidente degli Stati Uniti, la prima potenza del mondo, possa essere censurato da Twitter. Se capitava 50 anni fa, ai tempi di John Fitzgerald Kennedy, sarebbe intervenuta la CIA,
sarebbe intervenuto l'FBI, un'azienda privata mai avrebbe potuto mettere le mani sui mezzi di comunicazione del Presidente degli Stati Uniti. Oggi invece succede, e quindi è davvero un mondo alla rovescia, dove pochissimi governano e hanno il potere maggiore degli stati. Cosa ne pensa di Stalin, dei gulag, di tutto quel comunismo che spaventava l'Europa? Sì, la spaventava proprio questa Europa, perché era un modello alternativo. Pensate alle immigrazioni forzate, quando c'era l'Unione Sovietica non c'erano. Pensate alle diseguaglianze sociali, economiche che ci sono oggi in Europa del mondo. Fino a quando c'era l'Unione Sovietica queste erano molto calmierate. Cosa penso di Stalin? Beh, io chiederei a tutti di contestualizzare Stalin nell'epoca sua. Se parliamo oggi con Papa Francesco, gli andiamo a chiedere dell'Inquisizione? No. E allora perché quando parliamo con un comunista nel 2020 dobbiamo parlargli dei tempi di Stalin? Sono tempi diversi. Stalin era l'uomo che ha saputo battere il nazismo. Stalin, per farlo, per descriverlo, con le parole di Churchill, è l'uomo che prese la Russia medievale con l'aratro e la consegnò ai posteri con la bomba atomica. Cioè, per dire, Stalin promosse uno sviluppo economico, sociale di quel paese fortissimo, nonostante la guerra e i 28 milioni di morti sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché qualcuno, l'avete scritto anche voi, parla dei gulag. Ma questa parola può far pensare a una similitudine che oggi viene fatta col nazismo. I gulag erano campi di prigionia, non erano certamente dei campi di sterminio. Poi certamente l'epoca era molto dura, ma Stalin aveva di fronte Hitler, Mussolini, Franco, la Democratica America che tirava due bombe atomiche solo per far vedere che aveva l'arma di distruzione di massa. Quindi, ripeto, stiamo parlando di un periodo molto duro. Se volessimo dirla con una battuta, Stalin aveva mica di fronte Vendola e Zingaretti, aveva ben altra gente. E invece della Cina comunista, cosa ne pensa? La Cina comunista, vorrei che si, come dire, che potesse arrivare appieno a questo termine. La Cina è un paese complesso, è un paese dove si sono sollevati dalla povertà 700 milioni di persone, oggi è la seconda potenza del mondo. Certamente in Cina ci sono anche i capitalisti. Mi piacerebbe pensare che i capitalisti in Cina siano un po' per fare la fine del signor Ma, quello che gestisce il padrone di Alibaba, che ha pensato di distaccarsi un po' dallo Stato, dal controllo della collettività, ed è stato ripreso per un orecchio dal Partito Comunista Cinese. Ecco, mi piace questo oggi della Cina, speriamo che vada in questa direzione. E della Corea comunista? È un paese che ha avuto, è stato distrutto dagli Stati Uniti. Si sono tirate più bombe nella guerra di Corea che in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati 3 milioni di coreani uccisi. La Corea oggi è un paese indipendente dall'imperialismo. È un paese che ha un socialismo originale, di matrice asiatica. Noi non possiamo pensare di essere eurocentrici e quindi di capire tutto il mondo sulla base dei nostri modelli. Certamente il leader Xi
Kim Jong-il non farà la fine di Gheddafi, perché c'è la bomba atomica. Il povero Gheddafi è stato ucciso proprio perché è stato tradito e non aveva, come dire, non aveva quella possibilità di difendersi. La Corea, il Nord Corea, la Repubblica Democratica Popolare di Corea, come dire, oggi si sta difendendo. Quindi alla fine, esattamente, cosa vuol dire essere comunisti nel 2020? Beh, se non fossi un nano seduto sulle spalle di tanti giganti, potrei usare le parole di Che Guevara. Essere comunista significa indignarsi quando c'è una sofferenza, un'ingiustizia da qualunque parte del mondo. Ma noi qua siamo in Italia. E in Italia possiamo dire che essere comunisti oggi significa essere contro questo governo, che è un governo amico dei grandi gruppi economici e finanziari del mondo, dell'Unione Europea, della NATO, contro questa destra, che è una faccia speculare, l'altra faccia della stessa medaglia. Vogliamo impegnare, diciamo, una nuova generazione alla passione della politica, alla passione di cambiare il mondo, perché il comunismo è la gioventù del mondo, è l'idea cioè di un cambio di sistema dove non ci sia più il profitto al primo posto, ma ci sia la solidarietà, la giustizia sociale e il progresso, perché oggi con l'innovazione tecnologica, con le scoperte scientifiche, potremmo davvero vivere tutti molto meglio. E se dovessi dire, il comunismo lo vorremmo fare anche coi non comunisti, glielo dico a loro, ne varrebbe la pena. Buona serata. Perfetto, grazie mille per essere stato nostro ospite, è stato davvero un piacere. Con voi invece, ragazzi, ci vediamo dopo la sigla, come sempre. E anche questo Pizza Talk è finito. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di cliccare sulla campanella per essere avvisati dei prossimi video. E che altro dirvi? Noi ci vediamo alla prossima pizza e alla prossima intervista. E io non vedo l'ora. Ciao ragazzi.